Paperinik nasce da un'idea di Elisa Penna, grazie poi all'opera di Guido Martina e Giovan Battista Carpi. Guido Martina lo sceneggiatore, Giovan Battista Carpi il disegnatore. Aggiungo che Giovan Battista Carpi è anche la persona grazie a cui io in questo momento posso parlare di questa cosa, perché è lui che ha visto i miei disegni e grazie a lui sono entrato in Disney e a Topolino. Quindi per me, oltre che un maestro, è anche una persona particolarmente preziosa. Lui fu il primo disegnatore di Paperinik, quello che realizzò la prima storia, poi dalla successiva si alternò con Romano Scarpa, altro grandissimo autore disneyano. Paperinik nasce come una specie di rivalsa rispetto al solito Paperino, che è amato da tutti, ma come sappiamo tartassato allo stesso tempo da molte persone, tra cui le persone a lui vicine, cioè di zio Paperone, la fidanzata Paperino e il cugino Fortunato Gastone. Talmente era tartassato che a un certo punto venne questa idea: ma facciamolo magari reagire e facciamolo vincente, visto che lui è sempre perdente in quelle storie. E ci fu questa idea di farlo diventare un vendicatore, quindi iniziò con influenze che derivano da altri personaggi importantissimi del mondo del fumetto, diciamo, mi viene in mente Diabolik, ma ha anche delle parti prese da Fantomas, ha qualcosa di Dorelic, che è un vecchio personaggio in un film con l'attore Johnny Dorelli, che indossava un costume molto simile a quel costume che poi indosserà appunto Paperino quando diventerà Paperinik. Questo Paperino diventa, per vicissitudini che poi chi ha letto la storia conosce o comunque sono abbastanza ormai note, trovando insomma un diario e un corredo di un personaggio misterioso del passato, diventerà una specie di vendicatore, diciamo un diabolico vendicatore, e nelle prime avventure lui uscirà vincente, facendo invece risultare perdenti personaggi come abbiamo detto prima, zio Paperone, Paperina, Gastone e qualche altro. Quindi improvvisamente abbiamo una specie di ribaltamento dei ruoli dei personaggi e della conclusione delle storie dei personaggi, e questo è stato una cosa che ha avuto un successo clamoroso. Paperinik ha vari volti nel corso della sua lunga storia. Abbiamo visto che il primo volto è quello del diabolico vendicatore, quello che vendica i torti personali, quelli subiti da Paperino. Però andando avanti con gli anni, in particolare negli anni 70, il personaggio assume un volto nuovo, un volto che è più quello di un giustiziere, sì, ma non soltanto dei torti personali, ma dei torti della città di Paperopoli, della gente onesta, quindi lui diventa un giustiziere che combatte il crimine, quindi si troverà a affrontare criminali abitudinari di Paperopoli come Bassotti, per esempio, ma anche Amelia o comunque personaggi ricorrenti, ma anche personaggi inventati ad hoc che sono capitati, quindi criminali magari in calzamaglia e in maschera anche loro, con cui lui troverà magari pane per i suoi denti, ma che comunque alla fine riesce a sconfiggere, e quindi assumendo un ruolo che si distanzia un pochino da il Pavero iniziale, che pensava più a se stesso che al bene degli altri, diciamo. Nell'ambito di questo gruppo di storie in cui Paperinik non è quindi più il diabolico vendicatore dei propri torti, ma più il giustiziere di Paperopoli, compare pure una figura femminile che è l'alter ego, questa volta di Paperina, ed è Paperinika, quindi la versione femminile di Paperinik. E come il diabolico vendicatore, all'inizio compare per vendicare dei propri torti, ma dopo anche lei
assume il ruolo di giustiziera di Paperopoli, così come la controparte maschile. Andando un pochino più avanti con gli anni, siamo negli anni 90, Paperinic prende due strade contemporanee. Da una parte diventa un vero supereroe, ma nel senso letterale del termine, di quello di cui siamo abituati a leggere nei fumetti, per esempio Spider-Man, Batman, anzi Batman è uno dei principali reference per questo personaggio, perché diventa PK, questo papero mascherato, sempre con il costume classico che conosciamo di Paperinic, si sposta in una specie di Paperopoli alternativa in cui lui si troverà ad affrontare addirittura alieni, gli evroniani, e anche super criminali come per esempio il Razziatore, che è un viaggiatore del tempo. Quindi affronterà tematiche tipicamente di fumetti, se vogliamo, un pochino più adulti, legati appunto al mondo supereroistico. Ma se questo fumetto di PK ha avuto un grandissimo successo e è andato avanti per ben tre serie, creando poi situazioni sempre più diverse, a personaggi nuovi che arrivavano, sia partner che nemici, e situazioni anche complicate, nello stesso tempo su Topolino il personaggio, se vogliamo dire, possiamo dire, tornava alle origini, con una serie di storie che lo riportavano all'essere il vendicatore dei primi tempi. Queste storie, di cui mi è capitato di realizzare i disegni anche a me, erano storie in cui compariva, tra l'altro, anche, sebbene come nome, cioè veniva nominato, il personaggio da cui Paperinic prese il costume e nell'essere il diario da cui scoprì tutti i trucchi. E queste storie erano così interessanti che nel momento in cui io mi trovai a cominciare a scrivere storie oltre che disegnare, pensai di approfittarne e seguire questo filone, scrivendo Paperinic e l'ombra di Fantomius, che oltre ad essere la prima mia storia come autore completo, quindi scritta e disegnata da me, è anche la prima storia in cui scopriamo finalmente che questo misterioso personaggio, finora che non ho mai nominato, che è Fantomius, da cui Paperinic prende origini, aveva un'identità segreta, che era quella di Lord Quackett, nome che compare per la prima volta in questa mia storia. E da lì ho continuato con altre storie, sia di Paperinic che Vendicatore, quindi in particolare mi ricordo Paperinic e l'Isola dei Mostri, in cui lui si trova proprio a, scritta da me, in cui lui si trova proprio a dover vendicarsi della spavalderia di Gastone, che come al solito con la sua fortuna, e di Zio Paperone, che lo vessa sempre con i lavori, minacciandolo con la lista dei debiti. Oltre a questa storia, ho realizzato poi storie in cui Fantomius assume una certa importanza. Fantomius è un ladro gentiluomo attivo negli anni 20. Lui è un nobile che di giorno si sembra essere un po' nulla facente, un po' anche impacciato, ma di notte si trasforma, indossa i panni che poi indosserà Paperinic, se non per una maschera blu sul volto, che invece Paperinic non porta, e va in giro per le ville dei nobili a rubare, nobili in genere che sono abbastanza arroganti, sono spesso anche un po' criminali loro stessi, non sempre la loro fortuna è stata fatta in modo onesto, e comunque lui ruba ai ricchi, se vogliamo, per tenere qualcosa per lui, ma anche distribuisce qualcosa a chi ne ha bisogno. Quindi qui capiamo che
le sue origini hanno un passato remoto che richiama al primo Robin Hood, il primo leggendario ladro che rubava i ricchi per dare poi. E abbiamo anche ovviamente, come il nome di Fantomius ci fa capire, un riferimento a Fantomas, e nel mio caso specifico c'è anche molto di Arsenio Lupin, anche lui un classico e famosissimo ladro gentiluomo. Io questo personaggio in realtà l'ho creato piano piano, partendo dalla prima storia di Papenick, in cui veniva nominato e poco altro si sapeva. E questa figura a me ha appassionato da subito, quando ero un semplice lettore, e non solo a me, ma sicuramente io mi chiedevo sempre chi fosse e speravo che questa mia domanda prima o poi avesse una risposta. E siccome questa risposta non arrivava e ho avuto l'occasione di scrivere io storie di Papenick, ho iniziato prima a scrivere storie in cui con dei flashback mostravo qualche momento del passato di Fantomius. Quindi erano storie in cui il protagonista era Papenick, ma che richiamavano delle vicende avvenute negli anni 20. Queste storie, piano piano, ne ho fatte 4, e ogni storia dava qualche elemento in più della storia del ladro gentiluomo. E fino ad arrivare nell'ultima storia, la 4ª, in cui io addirittura facevo tornare Papenick ai tempi di Fantomius, anche se in quei tempi non si sono incontrati, a differenza di quello che succede attualmente, in cui invece il Fantomius, il ladro gentiluomo, incontra Papenick in un crossover, venendo lui ai tempi di Paperino. Ma questa è un'altra storia. Papenick e Fantomius, sebbene legati da questa origine comune, sono in realtà differenti, perché la differenza evidente è che mentre Fantomius è un ladro, sebbene gentiluomo, ma comunque un criminale, Papenick combatte il crimine. Quindi, semmai si dovessero incontrare, sarebbero forse avversari. Comunque hanno questa base di differenza che li rende dissimili, ma nello stesso tempo hanno un valore comune. Tutti e due sono per aiutare i deboli. Quindi, sebbene il criminale Fantomius è un ladro, però poi i suoi furti sono sempre a fin di bene, se vogliamo, vanno a discapito di nobili, arroganti e corrotti, mentre vanno a favore di persone per bene, mentre Papenick aiuta le persone per bene contro i criminali, quindi questa cosa li accomuna, oltre al fatto che hanno un costume identico e che i personaggi, per quanto io cerchi di differenziarli, hanno una corporatura che li può ricordare. Poi però è stata una mia impresa non facile cercare di differenziare il più possibile Lord Quackett, quindi la vera identità di Fantomius, da Paperino, la vera identità di Papenick, cercando di, per esempio, differenziare gli occhi, il tipo di becco, mettendo i capelli a Lord Quackett, e alla fine, se li vediamo vicini, come può succedere in una storia che forse avrete letto, si vede che sono due personaggi diversi. Questo è importante perché nella saga che io ho iniziato a produrre con Fantomius protagonista, quindi Le strabilianti imprese di Fantomius, ladro gentiluomo, il protagonista è appunto Fantomius. E in questa saga, che è iniziata con mia grande sorpresa ed è arrivata al 23° episodio, il protagonista non è solo, ma è affiancato da
una partner fissa che è Dolly Paprika, cioè la sua fidanzata e anche partner nei furti, quindi collaboratrice, una sorta di Eva Kant per Diabolik. E lei è anche, lei indossa un costume e anche lei gira con Fantomius a commettere questi crimini contro i nobili dell'epoca. E come lavorano loro però? Grazie a delle invenzioni che hanno poi uno stile steampunk, se vogliamo, perché sono invenzioni realizzate negli anni 20 con i materiali e le conoscenze di quegli anni, ma realizzate da chi? Da un genio che guarda caso è un parente di Archimede Pitagorico, colui che aiuta Paperinik nelle sue imprese. Qui il suo bisnonno è Copernico Pitagorico, che allo stesso modo aiuta Fantomius nelle sue imprese, creando strani marchingegni che gli permettono anche di volare o di andare sottoterra o compiere balzi prodigiosi come con i famosi stivaletti a molla che poi riprenderà Paperinik quando troverà il costume. E certo, Dolly, Paprika e Copernico sono, se vogliamo, i coprotagonisti, ma la storia, la saga è piena di altri personaggi. La saga di Fantomius è ambientata in un periodo storico preciso e questa è una grande differenza rispetto alle storie a cui siamo abituati su Topolino, in quanto lì il periodo è quello attuale, se vogliamo, ma non c'è un'esatta collocazione temporale e in più le storie alla fine tornano allo status quo, quindi non c'è una vera continuity. Contrariamente a questo, in Fantomius la sequenza temporale inizia negli anni 1920-1919 e va avanti, in questo momento siamo al 1925 e sono storie in continuity, quindi quello che succede nelle storie ha delle ripercussioni nelle storie successive e i personaggi ricordano quanto avvenuto prima. E questo fa sì che io possa aver creato dei personaggi che vivono abitualmente in quell'epoca storica e come personaggi reali e io li ho portati nel mondo di Fantomius paperizzandoli e dandogli dei connotati simili a quelli che hanno nella realtà, nella loro realtà, ma rendendoli personaggi umoristici. Così io ho attinto sia dalla letteratura che dalla cronaca che dagli eventi sportivi, quindi Lord Quackett ha incontrato e combinato disastri con famosi sportivi di quell'epoca, dalla Costa, il tennista famosissimo, a altri famosi tipo corridori tipo Nuvolari, il pilota famoso di Formula 1, e ha incontrato poi anche detective di quell'epoca che sono delle icone dal punto di vista della letteratura gialla, come Sherlock Holmes, che è divenuto Paper Holmes, o Hercule Poirot di Agatha Christie, che è diventato Hercule Paperot. Ma non solo quelli, anche molti altri. E tutti questi personaggi, sia positivi che negativi, perché poi ci sono anche i criminali, perché sebbene lui sia un ladro, lui si trova a affrontare anche criminali veri rispetto a lui, cioè non gentiluomini, diciamo. Quindi ha affrontato per esempio il dottor Fu Manchu, che è una parodia di Fu Manchu, famoso nemico orientale di quegli anni, o ha incontrato Brutfagor, parodia di Belfagor, una specie di fantasma del Louvre preso da un famoso sceneggiato d'epoca. E tutto questo ha fatto sì che io avessi un background del personaggio con vari personaggi che interagiscono con lui e una storia che evolve da un suo passato da bambino fino a un suo futuro a venire. Quindi noi sappiamo
quella sua infanzia, conosciamo i suoi genitori, sappiamo come e perché divenne Fantomius, nonostante provenga da una famiglia nobile, sappiamo che cosa successe al fratello, sappiamo quando e come si fidanzò con la sua prima partner femminile, una ladra cinese, poi interruppe quel rapporto e conobbe l'amore della sua vita, che è appunto Dolly, che poi diventa Dolly Paprika. E questo fa sì che il personaggio abbia una tridimensionalità a tutto tondo, perché ha mille sfaccettature e dà adito a tantissime storie, avventure, molte delle quali io devo ancora scrivere.